Sì, sono sincero, sarei poco onesto se dicessi che non sono dispiaciuto un po' per l'esito finale, perché credo che comunque avevamo creato i presupposti per vincere questa partita. Alcuni episodi lo hanno deciso, e quindi peccato. Allo stesso tempo, e per questo motivo, devo essere però soddisfatto di quello che ho visto. Devo ringraziare i miei ragazzi perché ancora una volta, non al completo, anche con le difficoltà dovute comunque alla differenza di profondità, alla differenza della taglia, del roster della Virtus Bologna, siamo stati in partita, abbiamo lottato e abbiamo raggiunto l'obiettivo che sicuramente volevamo ottenere, cioè quello di approcciare a questa partita con la stessa mentalità, la stessa energia, la stessa voglia vista nella gara contro la Fortitudo. E da questo punto di vista, ci siamo riusciti. È chiaro che la vittoria poteva rappresentare la ciliegina sulla torta, così non è stato, però sicuramente resta la buona prestazione, anche con alcuni errori, però con tantissime cose positive. Adesso torneremo in palestra, ci auguriamo già dalla prossima partita di inserire qualche altro giocatore, perché è chiaro che il nostro obiettivo continua ad essere quello di arrivare pronti all'inizio della stagione del campionato, quindi alla prima giornata, però con l'obiettivo comunque di continuare a disputare e di essere ambiziosi, per questa Supercoppa, perché comunque stiamo dimostrando che abbiamo, la possibilità di far bene e di essere competitivi.